Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche in questa puntata parleremo in modo sarcastico ed ironico del debito pubblico italiano e delle stronzate associate circa la sua rapida e facile risoluzione nel XXI secolo. Andiamo con ordine. La prima pensatona che gira sui mass media italiani è quella che gli immigrati ripagheranno per noi il debito pubblico italiano, perché in Italia c'è un inverno demografico. Dunque, la prima pensatona è una stronzata, per dirla proprio tutta nei denti. Il perché? Beh, andate a finire il podcast Collasso Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo. Il link lo trovate in descrizione. Ecco, lo so. Se poi non vi piacciono gli impatti prospettici in dimensione economica della termodinamica della demografia mondiale, perché vi fanno paura, allora vi rispondo in due parole con una domanda. Nel 2023 il governo Meloni ha deportato in Italia con le ONG e la Guardia Costiera a radio taxi oltre 155.000 immigrati clandestini. Nessuno di questi ha portato un fottuto brevetto, ma nel 2023 è arrivato anche il Medicane, che ha danneggiato parte dell'Emilia-Romagna con circa 10 miliardi di danni, causando anche cali di PIL e cali di rese agricole. Quanti dei 155.000 immigrati clandestini deportati in Italia dal governo Meloni hanno permesso di evitare che il Medicane non colpisse e non danneggiasse l'Emilia-Romagna? Fatta la domandona, datevi la risposta. Ecco, la seconda pensatona che circola sui mass media italiani è che, ritornando alla lira, oppure monetizzando il debito e facendo inflazione, si potrà diluire il grosso debito pubblico italiano nell'inflazione, risolvendo il problema ed abbassando così il quoziente debito PIL. Dunque, sostituire l'euro con la lira causa iperinflazione. In iperinflazione le aziende muoiono. La delocalizzazione economica è già presente in Italia, che demolisce la debole economia di trasformazione italica, finirebbe per mutare in desertificazione economica per le aziende che possono delocalizzare. Mentre le aziende che non possono delocalizzare chiederebbero alle regioni di invocare il principio di autodeterminazione per sottrarsi all'iperinflazione della lira e al morente Stato italiano. Quindi nascerebbero dalle regioni, principalmente del nord Italia, ma anche in parte del centro Italia, dei processi socio-economici disgregativi e dissolutivi non reversibili, e s'accenderebbero il nord e il centro Italia, appunto, per diventare insolubili problemi militari. Ecco, per i coglioni che pensano che una nazione non possa disgregarsi e non possa dissolversi in un fuoco inflazionistico nel XXI secolo, ecco, andate a studiarvi la Repubblica di Weimar, dissoltasi in iperinflazione nel secolo precedente. Oppure andate a studiare i peones argentini, che hanno fatto numerosi default uno dietro l'altro e ancora oggi bruciano in iperinflazione. L'Argentina è un paese fatto, che però ancora non si è disgregato. Perché? 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 Uno, perché hanno una densità bassissima, 14.4 persone per chilometro quadrato. L'Argentina è 2.78 milioni di chilometri quadrati di superficie, ha moltissime risorse, a cominciare dalle pampas e miniere, differenza dell'Italia che non ha niente come materie prime. Ecco, tanto per dire, l'Italia ha una densità di 195 persone per chilometro quadrato ed è appena il 10% della superficie dell'Argentina. 2. In Argentina non sono ancora collassati perché, grazie al cielo,
sono autonomi alimentarmente, tanto che esportano prevalentemente o quasi esclusivamente prodotti alimentari, perché il paese è nell'emisfero australe ed ha avuto per adesso marginali impatti di cambiamento climatico. A differenza dell'Italia, che ha già forti drivers di cambiamento climatico, a cominciare dal fiume Po in desertificazione. E l'Italia dipende fortemente dalle importazioni per sostenere la sua fragile economia di trasformazione. Ecco, infatti, andate a vedere in che condizioni è ridotto il Libano. Un paese che viveva di servizi e di turismo, caduto nel golfo della guerra, che poi ha rifatto default nel 2020 a causa del Covid, dell'epidemia Covid, e poi il Libano è rimasto senza energia, ignorato dalla comunità internazionale. Il Libano è un paese collassato e da tempo succube, perché è una colonia ed un protettorato dei paesi vicini. Ecco, andate a studiare questi casi quando pensate che un paese non si possa dissolvere per in iperinflazione. La terza pensatona che circola sui mass media italiani è che tassando il risparmio aggregato degli italiani si potrebbe ripagare il debito pubblico italiano. Dunque, a parte che mettendo nuove tasse queste non sarebbero ricondotte per finanziare una politica di saldo di bilancio inattivo, ma le nuove tasse finirebbero per fare alta spesa pubblica corrente, evitando così di affrontare il complesso problema del rientro del debito pubblico italiano. Inoltre, andando a tassare le attività finanziarie private, quindi obbligazioni ed azioni, gli investitori dirotterebbero i fondi su altri paesi e le aziende avrebbero difficoltà a sostenere eventuali investimenti, causando solo una caduta della capitalizzazione ed una perdita di valore sugli assets. Mentre andando ad elevare la tassazione sui titoli pubblici, questa sarebbe solo una traslazione del tasso di interesse, perché con un rating italiano così scadente, gli investitori quanto i risparmiatori vorrebbero più premio, accendendo così una spirale di crescita dei tassi di interesse che porterebbero ancora più rapidamente al default. Andare a tassare il patrimonio immobiliare, che già adesso tassato, non sarebbe sufficiente e accenderebbe rivolte sociali. Ecco, da Roma in giù il catasto è vetusto e non funziona, ci sono intere cittadine non accatastate, ci sono schiere e schiere di villette a schiera e di palazzi che non sono mai stati accatastati oppure sono accatastati come stalle. Solo al centro nord il catasto è un po' più aggiornato e quindi il peso del debito pubblico si scaricherebbe tutto sul centro nord del paese, come è accaduto con l'introduzione praticamente dell'IMU, senza però andare a chiudere i buchi rossi supermassivi prevalentemente collocati al sud e potenziati dal delirio del titolo quinto. Inoltre i valori degli immobili scenderebbero e quindi andrebbe a scendere anche il gettito estraibile dal risparmio aggregato degli italiani, che peraltro non si direbbe a risanare il paese, dato che un terzo del paese non parteciperebbe allo sforzo, ma anzi più una metà del paese continuerebbe a sperperare, a spandere e sperperare. Inoltre poi il rating calante dell'Italia sul debito pubblico e la convessità del trend del debito pubblico italiano, quanto la concavità del trend dello sviluppo economico italiano, condurrebbero prima o poi ad un downgrade del rating e quindi ad un default Italia. Eccoci qua, e con questo breve e fugace podcast abbiamo finito. Anche questa puntata sintetizza piuttosto bene la mia opinione sul tema. I problemi dell'Italia sono insolubili e quindi alla domanda: il debito pubblico italiano è sostenibile? Sì, sto cazzo!